Oddio, buonasera, buonasera, mannaggia la miseria, mannaggia. Speriamo che si sia abbassato un po' la febbre, ma io credo proprio di sì, insomma. Se ti hanno dato il cortisone, io penso che è avvenuto un abbassamento di febbre. No, vabbè, sto un po' demoralizzato perché quel coglione, voglio dire, doveva comprarsi la macchina, cioè alla fine poi è venuto, ha detto no, troviamo una macchina che costa meno, così, colà, non li posso spendere questi soldi, così, colà. Poi alla fine è dato un altro. Ha preso un'inculata di quelle mai viste, cioè l'ha fottuto sul finanziamento, l'ha fottuto sull'acquisto dell'auto, ha speso il doppio di quello che voleva da me, cioè non ho parole. Cioè, guarda, io dico sempre che io sono troppo onesto, cioè mi metto troppo nei panni degli altri, cioè, capito? Cioè, gli altri proprio non ti stanno a pensare mica, cioè l'ha preso proprio in quel posto. Infatti, mo' mi ha tenuto al telefono mezz'ora e glielo ho detto, guarda, io non ho parole, cioè, per farti capire, io gli volevo dare una Jeep Renegade 2018, un 4WD, 4 ruote motrici, con 58.000 km, 17.500 euro. È andato a prendere una C3. C3, Citroen C3, Aircross, che non c'entra un cazzo, un 1.6 di merda, due ruote motrici con 80.000 km, l'ha pagata 15.500. Boh. Cioè, è imparagonabile, sono due cose diverse. Cioè, se vado a comprarmi una Jeep Cherokee, Renegade, 4WD, quindi 4 ruote motrice, costa 40.000 euro, diciamo, tu la stai pagando 17.500. Se io vado a comprare una C3 Aircross nuova, costerà 22-23, la stai pagando 15.500. Ci ha detto lui, ma tu ti rendi conto della grande cazzata che hai fatto? Mi hai detto che non volevi spendere perché non la volevi lasciare fuori, sai, così e colà. E poi alla fine te lo sei fatto inculare. Boh, vabbè, non ho, guarda, non ho parole, cioè, ho detto io, guarda, non so cosa dirti. Ecco perché sono un coglione, cioè, capito? Perché io sono troppo onesto, cioè, la mia onestà non viene alla fine, non viene ricambiata, capito, cuore? Perché non viene ricambiata. Perché nel momento in cui io, cioè, ti dico tutto, ti propongo la cosa che sul mercato è più vantaggiosa, ti propongo un'auto che ti metti dentro e non hai problemi, un'auto totalmente diversa, un'auto che tu se la vai a comprare nuova costa il doppio, cioè alla fine non dici no, ma io la devo lasciare fuori, quindi voglio spendere una cosa, 6, 7.000 euro, 8.000 euro, poi ne vai a spendere 15.500, mi stai prendendo per il culo, allora vattene a fanculo, vabbè. Mi ha chiamato di sabato pomeriggio, di domenica mattina, è venuto lunedì mattina, stamattina, sempre per sta cazzo di macchina, cioè, capito? E questi sono i risultati. Ecco perché la gente non merita niente, ma veramente niente. Sono rotto i coglioni, guarda. L'onestà non viene ripagata, questo è quanto. Vabbè. Leggiamoci un po' di stati che è meglio, cuore, che già non stai bene. Più figurati, no, era giusto per distrarti un po', per farti pensare ad altro. Vediamo, vediamo cosa c'è. Guardo sempre i piccoli gesti, quelli che non considera mai nessuno. Sono loro a raccontarmi molto su di una persona. I poveri non sono quelli che non hanno monete nelle tasche. I poveri
sono quelli che hanno il cuore privo di sentimenti, l'animo privo di valori, la mente priva di concetti sani e il mondo è il modo di vedere privo di umiltà. La ciccia. Lunedì 16. Mi piace pensare che il meglio deve ancora venire. È quando non abbiamo più paura che iniziamo a creare. È innegabile, alle donne piacciono gli uomini brillanti, comunque anche i brillanti da soli non sono niente male. Vabbè, quale? Vediamo il pazzo. La vita è breve, non sprecarla leggendo il mio stato di WhatsApp. Vabbè, quale? Dai, io spero solo che adesso vada meglio. L'unica cosa che vorrei capire, se è possibile, insomma, non appena ti rimetti un po' meglio, insomma, perché posso solo immaginare come tu ti senti in questo momento, il che mi fa non star bene, ovviamente, perché penso che io devo stare là insieme a te, e questo continuerò a dirlo fino a quando noi non staremo insieme, per supportarci. È proprio questo. Capire se dobbiamo aspettare che ci passi la febbre e quindi dobbiamo ricominciare a mangiare normalmente in attesa che ci passi il tutto, oppure loro vogliono aspettare uno di oggi, uno di domani, tenendoti ancora a digiuno per capire se è possibile fare l'intervento. Questa cosa volevo capire. Ancora magari loro ti vogliono dare delle flebo di sostentamento fino a quando non ti passa la febbre, onde evitare di nuovo di rifare la trafila riprendendo di nuovo quel liquido e quant'altro, insomma. Questa è una cosa, non so se mi potrai rispondere o dovresti parlare prima con i medici. Quindi avere una terapia attraverso le vene di sostentamento alimentare oppure aspettare che la febbre vada via. Vabbè, cuore, con calma e con molta tranquillità. Adesso non ti agitare, cuore mio, stai tranquillo. Però bisogna dirglielo a loro che io sono un individuo debolissimo. Se voi mi aumentate a pompa l'aria fredda, è normale che mi viene qualcosa alla gola, mi viene qualcosa alla faringite, mi ammalo subito immediatamente. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Magari la tua stanza, se è possibile, aumentare la gradazione, perché non è possibile che mio fratello, non appena deve prendere un corpo d'aria, si deve ammalare. Ma io immagino, perché giustamente non è che stai coperto, già il fatto stesso di respirare aria fredda, se uno sta caldo, già la prende in quel posto, capito? Quindi questa cosa faglielo presente. Cazzo, siamo stati bene una decina di giorni senza febbre. Come hanno iniziato che sono iniziato ad aumentare le temperature e quindi di conseguenza hanno immesso l'aria condizionata nell'ospedale, l'abbiamo presa in quel posto. E non ci voleva proprio oggi questa cosa. Vabbè. Supereremo anche questo, cuore mio. Non ti preoccupare, supereremo anche questo. Ma stai tranquillo, riposati. Sicuramente vedrai che la febbre si abbasserà molto rapidamente. È una faringite, quindi meno male che probabilmente con questo cortisone, insomma, dovrebbe andare via subito tutto. Ok? L'importante è che stai tranquillo e stai sereno, perché mo, oltre alla febbre, se iniziamo ad agitarci, inizia anche a salire la pressione,
e non va assolutamente bene. Capito, cuore mio? Quindi stai tranquillo, se hai bisogno di sentire qualcuno, sai ovviamente che puoi chiamare in qualsiasi ora l'anto, senza problemi, visto e considerato che non mi puoi chiamare, chiama perlomeno l'anto, almeno ne parli un po' con lei. Va bene, cuore? Io vado a mangiare, questa giornata la cancelliamo, ricominciamo da domani, ok? Beh. Un po' di pazienza con il mio, va bene? Beh, a dopo. Bacio, un cuore e un abbraccio. Sempre dobbiamo lottare, mai mollare, cuore, mai. E se quando ti senti il tuo inconscio dire mollo tutto, lascialo stare. Parla con il tuo cervello, parla con il tuo cuore, sappi che fuori ci sono io, c'è l'anto. Principalmente che ti vogliamo un mondo di bene e che tu devi lottare innanzitutto per te stesso, prima di tutto e di tutti, ok? E poi per chi ti circonda. Va bene, cuore mio? Non te lo dico più, capisco i momenti di sconforto, immagino. Va bene, cuore? Beh, ci sentiamo dopo. Ciao, cuore mio.